Buongiorno, sono il direttore scientifico della Clinica Montevergine, sono il dottor Gaetano Mottola. Ho il piacere oggi per la prima volta di intervistare il nostro amministratore delegato, il dottor Antonio Merlino, perché vogliamo iniziare un percorso che avvicini di più la clinica, non solo dal punto di vista tecnico, professionale, eccetera, ma anche dal punto di vista della vicinanza dei professionisti a quelli che sono i pazienti in prima battuta e i loro familiari, cioè spiegare in modo semplice quello che avviene e quello che può essere il percorso a cui loro sono sottoposti nel momento in cui entrano nella clinica. Il dottor Antonio Merlino, che è il nostro amministratore delegato, c'è molto vicino per alcuni motivi che lo contraddistinguono dal solito amministratore, perché il solito amministratore parla di numeri, parla di denaro, parla di introiti. Il nostro amministratore invece è molto approfondito anche per quanto riguarda le tematiche che riguardano proprio la salute. Se ne è occupato, se ne occupa ogni giorno, ha contatti continui con i professionisti, per cui io adesso appunto ve l'ho introdotto e in questo momento gli do la parola. Prego, dottore. Grazie, dottor Mottola, questa è la prima intervista che mi fa, spero non l'ultima. Andiamo avanti, anzi, con piacere e auspico con soddisfazione in questa linea programmatica volta proprio ad avvicinare sotto tutti gli aspetti la Clinica Montevergine all'utenza e alla comunità, e quindi sono assolutamente contento, pur non essendo un sanitario, un medico, queste saranno le figure che lei incontrerà in prevalenza, però di dare un mio punto di vista, un mio contributo che possa soprattutto essere utile a chi come paziente, come utente, come anche semplicemente cittadino curioso di conoscere come si organizza e come sviluppa i propri servizi la Clinica Montevergine possa appunto ascoltare anche quanto ci diremo oggi. Sostanzialmente la nostra sensibilità come struttura, come clinica, è volta al soddisfare il fabbisogno della comunità, che in questo senso è intesa come l'intera regione Campania ed anche pazienti provenienti dalle regioni limitrofe, in quanto noi abbiamo anche un'aliquota appunto di rappresentanza di pazienti provenienti dalle regioni limitrofe, e migliorando la nostra accessibilità in tutti i sensi. Da questo punto di vista, peraltro, come per tutte le aziende di tutti i settori industriali, la pandemia ha rappresentato anche una presa di consapevolezza ulteriore. Riuscire a rendere accessibili anche in forma gratuita, con uno spirito e una volontà di avere un impatto sociale positivo verso la comunità, rendere quindi maggiormente accessibili i propri servizi, fare conoscere in modo più chiaro e comprensibile possibile, divulgativo potremmo dire, le tematiche sanitarie. Cosa imprescindibile peraltro in una società come la nostra, in un paese come il nostro, dove la vita media incrementa sempre di più e dove, ahi noi, come Italia, anche l'età media è sempre più elevata. E quindi questo che cosa traduce? Traduce un fabbisogno sanitario sempre crescente e quindi una cultura del benessere, della salute, che dovrà essere sempre più presente nella nostra società, proprio perché appunto con una popolazione media più anziana il tema salute diventa un tema che è sempre sul tavolo. Certo. Ecco, appunto, a proposito del tema salute e soprattutto della vicinanza in questo momento, proprio in un momento così direi importante se non tragico per la nostra nazione ma un po' per tutto il mondo, c'è questo bisogno di vicinanza, di spiegazione, di convincimento, e questo riguarda, voi lo sapete, ogni giorno siamo bombardati dall'idea che la vaccinazione è sicuramente la prima cosa che dobbiamo fare. La Clinica Montevergine, dalla sua parte, per quanto riguarda appunto la vicinanza ai pazienti, eccetera, si sta interessando molto anche per quanto riguarda, lei mi parlava per esempio di assistenze domiciliari. Assolutamente, quindi in questo scenario di incrementato fabbisogno e di strumenti nuovi basati su tecnologie innovative e su approcci diversi da quelli tradizionali, che ci possano permettere quindi di soddisfare questo fabbisogno diversamente difficile da gestire, da soddisfare in toto, perché in incremento,
E allora noi vediamo, e la pandemia da questo punto di vista è stato nella disgrazia, diciamo, però un grande acceleratore, vediamo che quindi gli strumenti di medicina digitale, come anche il curare il paziente a casa, il seguire il paziente a casa, diventano appunto strumenti centrali. Ora, la medicina digitale è sostanzialmente già nota da decenni col nome di telemedicina, sono soluzioni che permettono a un paziente da casa di essere seguito con una efficienza e un'efficacia pari, se non superiore, a quello di dover essere invece rilevati, esaminati di persona, visti di persona, e quindi ciò risparmia tempo al paziente, risparmia tempo al medico, risparmia tempo e risorse al sistema, possiamo dire, grazie appunto a questi device digitali. Si parla ormai della possibilità di poter rilevare sostanzialmente moltissimi parametri vitali, i quali consentono quindi a una centrale medica da remoto di monitorare a casa il paziente. Questo con un grandissimo beneficio per il paziente, che quindi può di fatto, inviando questi impulsi attraverso i device digitali, tenere aggiornata la centrale medica in tempo reale. E dal punto di vista delle strutture sanitarie riuscire ad essere molto più efficace, appunto, di converso nei confronti del paziente. A casa, servizi domiciliari, il PNRR stesso incentra una delle attività, diciamo, più importanti proprio sullo spostamento di una parte delle cure a casa, e questo non è un ridurre il livello delle cure, anzi, proprio ricollegandoci al discorso sulla medicina digitale, è una ottimizzazione della interazione fra le strutture sanitarie, i medici, i sanitari e il paziente. Certo. Per quanto riguarda appunto telemedicina, tecnologia, innovazione, eccetera, dobbiamo dire che l'amministrazione ha accolto in modo rapido, direi, non è sempre così in Italia, l'idea di arricchire il sito della Clinica Montevergine con le breaking news. Che sono le breaking news? Le breaking news sono quelle notizie che voi vedete scorrere molto spesso nei telegiornali al di sotto, che possono dare notizie di ogni genere, di calcio, di politica, eccetera. Noi le abbiamo impostate sempre appunto con in unione con l'amministrazione, con tutti quelli che ci hanno dato un supporto tecnico, con i nostri tecnici, con i nostri ingegneri, abbiamo fabbricato queste breaking news. Che cosa sono adesso loro, cioè che validità danno? Se voi le vedete, come le vedrete sul sito della Clinica Montevergine, ci sono delle notizie continue che scorrono, che sono notizie aggiornate, che vanno da, naturalmente, da come comportarsi con la vaccinazione nel corso per esempio di infarto, che come comportarsi con l'alimentazione. Ci sono addirittura delle ricette che potrei definire gourmet, proprio fatte per i cardiopatici, quindi per evitare degli aumenti di colesterolo, di glicemia, eccetera. Ci sono delle informazioni continue per quanto riguarda il coronavirus e come può colpire il cuore, eccetera. Quindi queste sono tutte delle iniziative in cui il matrimonio fra la parte amministrativa e su questo ci tengo molto, la parte amministrativa e la parte medica vanno avanti insieme. Questo è molto importante, perché quando queste due parti dissociano, solitamente il risultato non è positivo. Prego. Assolutamente, un'unica entità, un'unica organizzazione omogenea, integrata nelle sue parti e funzioni differenti, è una garanzia di efficacia del servizio verso l'utenza e verso la comunità. Questa iniziativa di divulgare in modo continuativo attraverso il nostro sito, i nostri siti web, notizie di utilità rispetto alla salute, corrisponde a quella che è una poi delle parole d'ordine oggi sul tavolo delle policy pubbliche, dei servizi sanitari, diciamo, di tutti gli stati, e cioè prevenzione, cultura della prevenzione. La cultura della salute vuol dire, da sano, preoccuparmi e mettere in ordine una serie di comportamenti e di abitudini già da sano. E ora ci sono degli indicatori, cito semplicemente uno che però secondo me è assolutamente illuminante. In alcuni paesi scandinavi, dove i servizi sanitari nazionali, gli SSN, spendono un euro in prevenzione e un euro in cure, noi abbiamo la età media in salute più alta di 7 anni rispetto al nostro paese.
dove abbiamo un'età media di 70-80 anni, età media in salute di circa 20 anni più corta. Nei paesi che vi citavo invece c'è una forbice di 7 anni in medius migliorativa rispetto al nostro paese. Fare prevenzione vuol dire anche divulgare informazioni rispetto appunto ai temi più disparati del mondo della medicina e della salute, cosa che noi andiamo a fare attraverso la nostra piattaforma, che stiamo anche potenziando per far sì che possa essere in modo facile, fruibile, sempre più a disposizione di tutti gli utenti. Allora, io ringrazio il dottor Merlino, avete avuto modo di vedere come anche la parte amministrativa è profondamente inserita all'interno del corpus della parte medica, e questo messaggio naturalmente sulla prevenzione è un messaggio molto chiaro, è un messaggio molto forte e che naturalmente va seguito e che verrà ribadito da noi anche nei prossimi incontri che faremo. Intanto saluto e ringrazio il dottor Merlino e vi invito a visitare il nostro sito, che come sapete compare soprattutto le mail, insomma tutta la parte tecnologica, che compare in sovraimpressione alla fine di questa discussione. Grazie. Grazie a lei, dottor Mottola, di avermi voluto coinvolgere in questa sua iniziativa di importanza fondamentale e strategica per la Montevergine, ma anche spero per tutta la comunità che vorrà avere interesse e piacere di ascoltare e di assistere a questi colloqui. E quindi noi come amministrazione la supporteremo e le saremo sempre accanto nello sviluppare questa iniziativa di grandissimo appunto valore aggiunto. Grazie.